settimana. Dunque, stamattina, dopo averlo introdotto già abbastanza a lungo, vorrei entrare abbastanza celermente nel merito del nostro primo impianto motore termico che abbiamo incominciato a studiare, ovvero l'impianto motore con turbina a gas. Quindi senza ulteriori introduzioni veniamo direttamente al nostro cominciamo con il ciclo termodinamico di riferimento per questo tipo di impianto. Mano a mano che studiamo le trasformazioni sul piano termodinamico, andiamo anche a disegnare lo schemino del nostro impianto. Ok, non ricordo se l'avevamo già detto l'altra volta, i piani termodinamici, classicamente PD, TS, HS, si prestano tutti e tre per studiare i cicli, questo e gli altri di cui andremo ad occuparci. In particolare, diciamo, il piano TS qualche volta lo sostituiremo col piano HS, come vedremo stamattina, sono particolarmente comodi nello studiare un ciclo termodinamico perché consentono, grazie a quelle relazioni che abbiamo visto, diciamo, il primo principio così come l'abbiamo scritto per i sistemi aperti, consentono di visualizzare in maniera abbastanza agevole sia gli scambi di lavoro, il trasferimento di lavoro fra fluido e macchina o viceversa, sia gli scambi di calore, che sono sostanzialmente le quattro trasformazioni: calore in ingresso, calore in uscita, lavoro somministrato, lavoro ottenuto, e sono sostanzialmente le quattro trasformazioni classiche di un ciclo termodinamico, quindi tutte e quattro agevolmente rappresentabili sul piano TS e, come vedremo, in alcune ipotesi spesso si può facilmente passare dal piano TS al piano HS. Ok, quindi cominciamo con il nostro piano TS e andiamo a vedere un attimo il ciclo di riferimento di questi impianti. Come abbiamo detto, partendo da una pressione e una temperatura iniziale, che è per esempio questa, in cui consideriamo disponibile il nostro tubo di lavoro, il ciclo, come abbiamo già accennato, si compone delle seguenti trasformazioni. Abbiamo detto, prelevato il fluido nelle condizioni in cui è disponibile, come vedremo parlando poi degli impianti reali, adesso facciamo un discorso molto ampio, molto generale, poi lo andremo a particolarizzare per casi più reali. Il caso reale, insomma, questo punto 1 rappresenta le condizioni fisiche del fluido di lavoro che massimamente verrà utilizzato in questi impianti, cioè sostanzialmente l'aria atmosferica, questo nella realtà. Adesso, per rimanere sulle generali, diciamo che il punto 1 rappresenta le condizioni alle quali viene prelevato il generico fluido di lavoro, un gas, sicuramente un gas, un aeriforme, ma non è, in questo momento non è necessario specificare quale tipo di gas. Naturalmente, come abbiamo visto nelle fasi introduttive, queste sono le condizioni più favorevoli per le quali conviene alle quali conviene somministrare lavoro
al fluido in modo tale da innalzarne il livello di energia di pressione. E quindi tipicamente, se questa è un'isobara che, come vi dicevo, nel caso reale in generale corrisponde alla pressione atmosferica alla quale viene prelevata l'aria, in generale possiamo dire questa sarà l'isobara alla quale è disponibile il nostro, per il momento, generico gas che costituisce il nostro fluido di lavoro, e quindi bisognerà portarla ad un valore più elevato. E quindi, diciamo, l'altra isobara, tipicamente quella che rappresenta il livello massimo di pressione che si raggiunge nel nostro ciclo, su questo piano sarà rappresentato dalla isobara P2. Avevamo già accennato l'altra volta, e quindi, a meno che non abbiate qualche dubbio in merito, andrei spedito in questo momento per cercare di disegnare tutto il ciclo. Dicevo, avevamo già detto che io posso passare dalla isobara P1 dalla pressione P1 alla pressione P2 con diverse trasformazioni, una generica trasformazione in cui somministro energia meccanica, magari il fluido si riscalda, oppure dall'esterno io cerco di raffreddare il fluido mentre somministro calore, tutte le possibilità concrete. Per il momento, diciamo, osserviamo il ciclo di riferimento per il nostro impianto motore termico. Il ciclo di riferimento, che chiameremo ciclo ideale per il momento, ideale significa considerare le macchine perfette, cioè ogni trasformazione avviene senza dissipazione di energia, quindi senza abbassamento della qualità dell'energia fra inizio e fine trasformazione. Ciò implica anche l'ipotesi che il fluido sia un fluido ideale, cioè privo di viscosità trascurabile. Viscosità trascurabile significa poter trascurare le resistenze di attrito che il fluido, normalmente un fluido invece reale, incontra quando si muove all'interno di un qualsiasi condotto, di una macchina. Quindi, con questa ipotesi, parliamo di ciclo ideale o di riferimento. E ripeto, in questo ciclo la fase in cui somministriamo energia meccanica al fluido al fine di innalzarne il livello di pressione, in questa ipotesi, appunto, il ciclo prevede, questo tipo di ciclo prevede che questa trasformazione sia una trasformazione di compressione adiabatica, quindi senza scambi di calore. Il fluido non viene evidentemente riscaldato, né cede mentre attraversa la macchina all'interno della quale avviene la compressione, e non cede calore all'esterno, quindi senza scambio, quindi adiabatica. E come dicevamo, in sede ideale la consideriamo anche reversibile, cioè una trasformazione in cui, l'abbiamo detto la volta scorsa, quindi, come dicevo, evitiamo di ripetere troppe volte, a meno che voi non abbiate qualche dubbio, vi invito, come al solito, a chiedermelo subito, insomma, di chiarire, in modo tale che poi andiamo avanti. Trasformazione reversibile, cioè senza degrado dell'energia che la macchina trasferisce al fluido, e che quindi si ritroverà nella stessa forma indegradata in seno al fluido alla fine della trasformazione. Quindi adiabatica e anche reversibile significa, come abbiamo detto, significa anche che il delta S, la variazione di entropia fra inizio e fine trasformazione, deve essere nulla, perché appunto la non variazione di entropia ci segnala immediatamente, cioè
Guarda, attenzione, l'entropia non sta crescendo, quindi vuol dire che non abbiamo degradato la qualità dell'energia durante la trasformazione, il che significa appunto che in questa ipotesi la trasformazione che andremo a disegnare per rappresentare questa compressione è un segmento parallelo all'asse delle ordinate che appunto ci rappresenta la nostra compressione adiabatica reversibile. Come dicevamo, andiamo a vedere quindi questa trasformazione avviene all'interno di un componente del nostro impianto motore termico che evidentemente, poiché realizza la compressione di un gas, si chiama compressore. Il simbolo grafico adottato universalmente, quindi fa parte della normativa internazionale sui simboli utilizzati nella impiantistica, è di questo tipo, cioè un trapezio fatto in questa maniera, e poi chiariremo perché ha questa forma, con l'ingresso, quindi questo è il punto 1, il fluido attraversa la macchina, fatta in un certo modo, ancora non abbiamo detto niente, però avevamo anticipato che in questo momento noi guardiamo questo impianto con l'approccio sistemico, cioè andiamo a vedere il sistema in cui quello che a noi interessa sono le condizioni di ingresso, le condizioni di uscita, e vedere come attraverso queste condizioni si ricavano diverse prestazioni dall'impianto, a prescindere da come sono effettivamente realizzati i singoli componenti dell'impianto. Naturalmente prima o poi dovremo andare a vedere come sono fatti, cioè andremo a vedere cosa c'è dentro questo compressore, come mai un gas attraversando il compressore riceve energia meccanica dalla macchina e in cambio incamera energia di pressione. Ok, per il momento ci basti sapere che appunto questa trasformazione avviene all'interno di questa macchina che chiamiamo compressore. Quindi il fluido, il nostro gas, entra nel compressore nelle condizioni del punto 1 che abbiamo segnato qui e esce nelle condizioni del punto 2, quindi con la pressione P2 e la temperatura T2. Ok, qui che cosa succede? Il nostro ciclo come continuerà? Chiaramente, anche questo l'avevamo già accennato, ci sarà la fase di quella che dà vita al ciclo, quella di somministrazione dell'energia termica che, come abbiamo detto più volte, da qualche parte qualcuno ci sta mettendo a disposizione. Questa è la nostra sorgente, la nostra fonte energetica, energia termica che stiamo ricavando in qualche modo da qualche parte. Lo diciamo per l'ultima volta, potrebbe essere ricavata dall'energia solare, potrebbe essere direttamente ricavata dall'energia termica posseduta da acqua o vapore presente nel sottosuolo, quella che abbiamo chiamato geotermica. Diciamo che al 99% dei casi è energia termica che deriva dalla combustione di un combustibile, qualunque esso sia il combustibile, ma comunque prodotta tramite una reazione di combustione di un combustibile. Quindi quello è il nostro input energetico e noi appunto trasferiamo questa energia termica al fluido già compresso nel compressore, quindi quando già si trova alla pressione T2 e alla temperatura T2, per innalzarne il suo livello energetico fino a un generico punto 3, e sempre parlando di ipotesi di ciclo ideale possiamo immaginare che questa trasformazione avvenga
in una macchina in cui appunto si cede calore al fluido, diciamo in una prima analisi, per questioni di semplicità, per introdurvi l'argomento, immaginiamo che questa macchina sia appunto un semplice scambiatore di calore all'interno del quale, diciamo, entra come fluido, chiamiamolo freddo, il fluido, il nostro fluido di lavoro nelle condizioni che abbiamo visto qui del punto 2. No, quindi immaginate questo scambiatore, immaginate una scatola, all'interno della scatola ci sono tanti tubi, e quindi il nostro fluido corre all'interno di questi tubi entrando nella nostra scatola nelle condizioni fisiche rappresentate dal punto 2 che abbiamo detto, il punto di uscita dal compressore. All'esterno immaginate che ci sia un fluido più caldo, per esempio quello che deriva dai prodotti della combustione, un fluido riscaldato dal sole, quello che volete, che scambia calore, cede la propria energia termica al fluido cosiddetto freddo che sta camminando all'interno di queste tubazioni. In questo modo si realizza questa somministrazione di calore. Sempre in fase ideale possiamo immaginare che all'interno di questi tubi non sia trascurabile, per non dire nulla, parlando di un ciclo ideale, possiamo immaginare nulla la caduta di pressione che avviene, sapete, quando in realtà un fluido reale scorre all'interno di un qualsiasi condotto, per motivi che vedremo e che però potete intuire facilmente, la sua pressione tende ad abbassarsi un po', perché il fluido, per poter camminare proprio all'interno di questo tubo, incontra delle resistenze per vincere le quali deve spendere qualcosa del proprio patrimonio energetico, del proprio patrimonio di pressione, e quindi nella realtà c'è questa caduta di pressione. Il termine che si adopera in gergo è perdite di carico, carico leggiamo come sinonimo di carico di energia, quale energia? La pressione. E quindi in realtà può capire, però in fase ideale trascuriamo questa perdita, che poi vi posso anticipare anche negli impianti reali è di piccola, in generale si fa in modo che sia di piccola entità, quindi in questo caso questa idealizzazione del problema reale non è molto distante dalla realtà dei fatti, e quindi possiamo tranquillamente ipotizzare questo passaggio del fluido all'interno di questa scatola, dove appunto possiamo immaginare che in qualche maniera stiamo somministrando il calore, il nostro input energetico, entri il fluido ed esca dal nostro scambiatore di calore con lo stesso livello di pressione, ovviamente a spese del calore coupon 1 che stiamo introducendo nel nostro sistema. Questo si riscalderà, la sua temperatura passerà da tipo 2 a tipo 3, a pressione assumiamo costante, okay? E quindi da questo scambiatore uscirà nelle condizioni del punto 3 che abbiamo riportato lì sul piano TS. Questo è il punto, ripeto, di massimo livello energetico raggiunto dal fluido, perché ha visto incrementare il suo livello di energia di prima specie, energia in questo caso energia di pressione, ma cominciamo a vederla genericamente come incremento del suo livello di entalpia, no? Che ha raggiunto grazie alla somministrazione di energia meccanica che avviene secondo la trasformazione adiabatica reversibile all'interno di questa macchina che abbiamo chiamato compressore. Okay.
in più, uscito dal compressore, il fluido riceve un forte incremento di energia termica, come abbiamo detto, e quindi il suo livello energetico complessivamente si è innalzato da quello del punto 1, che sarebbe quello di partenza, quello dalla quale era disponibile il fluido, e quindi una condizione alla quale non avrebbe potuto dare niente a un utente che volesse ricavare energia dal livello energetico del fluido, perché è quello già dell'ambiente, ok? E passa da questo livello, dicevamo, a quello del punto 3, quindi il punto di massimo livello energetico. In queste condizioni diciamo che il fluido è pronto a fare il suo mestiere, cioè quello per il quale noi costruiamo tutto questo impianto, cioè sostanzialmente trasformare una parte del proprio livello energetico in energia meccanica, facendo che cosa? Appunto, impoverendosi del suo contenuto energetico, del suo contenuto entalpico, l'entalpia del punto 3, quindi il fluido in questo punto avrà un valore di entalpia che chiamiamo, poi lo scriveremo con calma, diciamo H con 3, e può mettere a disposizione all'interno di un'altra macchina appositamente realizzata, che sarà la nostra turbina, il proprio contenuto entalpico H con 3, in modo tale da uscire da questa turbina con un contenuto di energia residua più basso, l'entalpia del punto 4. La differenza che fine ha fatto? Se in questa macchina il fluido è entrato con l'entalpia H con 3, esce con un'entalpia H con 4 più piccola, che fine ha fatto? Non è che una macchina che cancella l'entalpia. La differenza è di energia meccanica, lavoro disponibile sull'albero di questa turbina, di questa macchina motrice che chiamiamo turbina vera e propria, che sull'albero appunto che andiamo a disegnare. E poi vedremo perché è importante disegnarlo sempre sul nostro schema, ok? Disegniamo bene. Un po' di precisazione adesso e poi andiamo avanti. Precisiamo un attimo questo tipo di trasformazione, che è una trasformazione simile ma speculare, vista diciamo allo specchio rispetto a quella di compressione, che è appunto una trasformazione di espansione che avviene in una macchina motrice come la turbina. Mentre la compressione è avvenuta in una macchina operatrice, cominciamo a familiarizzare con questi termini, che era il compressore, l'espansione evidentemente avviene in una macchina motrice, dove appunto il termine sta a indicare che si vuole ricavare lavoro a spese dell'energia del fluido. La macchina operatrice invece fa il contrario, incrementa l'energia specifica del fluido a spese di energia meccanica prelevata da qualche parte, comunque disponibile in questo ok, la trasformazione di espansione, dicevamo, la possiamo vedere come speculare rispetto alla trasformazione di compressione, quindi chiaramente adottiamo le stesse ipotesi che abbiamo adottato per la compressione, cioè
e il passaggio che genericamente io potrei fare con una generica trasformazione da 3 a 4 in realtà lo ipotizzo secondo un'espansione ancora una volta adiabatica, cioè il fluido, e qui è ancora più significativa questa ipotesi, perché qui ha una temperatura, come vedete facilmente, abbastanza elevata rispetto all'ambiente, però ancora una volta, e poi lo preciseremo meglio, è plausibile ipotizzare che il fluido non ceda calore all'esterno, ovviamente non ne riceve, e vabbè, sarebbe anche difficile che ne ricevesse, quindi in una parola non scambia calore con la macchina all'interno della quale fluisce, ma semplicemente cede, passando attraverso i condotti secondo i quali è realizzata quella macchina, cede alle parti mobili della macchina la sua energia entalpica, e quindi l'espansione, come abbiamo detto, possiamo vederla nel ciclo di Hall come un'espansione adiabatica, e sempre per coerenza con quello che stiamo dicendo, quindi siamo nell'ipotesi di ciclo ideale, dal suo inventore, mi piace chiamarlo noi europei ciclo Joule ideale, gli americani lo chiamano Brayton, ok, prevede appunto ancora una volta per coerenza con questa ipotesi quindi un'espansione adiabatica e reversibile. Stiamo studiando il ciclo ideale, quindi come abbiamo fatto per la compressione, così la stessa ipotesi la manteniamo per l'espansione, ovvero di espansione non solo adiabatica ma anche reversibile, e quindi, come abbiamo visto per la compressione, naturalmente una trasformazione adiabatica reversibile significa che sarà isoentropica, entropia costante, e quindi rappresentata da un segmento verticale, che tanto verticale non mi sembra, ok, parallelo all'asse delle orienti, quindi una trasformazione simile, speculare a quella di compressione, che avviene appunto nella macchina motrice che abbiamo chiamato turbina vera e propria. Ok? Come vedete, e come abbiamo detto nelle nostre fasi introduttive, all'uscita dalla nostra macchina motrice, il fluido, per esempio secondo questo ciclo Joule, che è abbastanza comune anche ad altri cicli, ma comunque rimanendo al nostro ciclo Joule, vedete, ha raggiunto la pressione minima, che può essere quella dell'ambiente, può essere diversa. Per il momento questo discorso, come abbiamo detto, del tutto generico, generale, diciamo che è la pressione minima del nostro ciclo, l'ha raggiunta, è tornato alla pressione di partenza. Vi ricordo, questa curva rappresenta quella che si chiama una isobara, quindi tutti i punti di questa curva hanno lo stesso livello di pressione, quindi P con 4 è la stessa di partenza P con 1, però è chiaramente più caldo, ha una temperatura maggiore rispetto a quella iniziale. E come abbiamo detto, ripeto, le nostre fasi introduttive, ciò è inevitabile, diciamo, non esiste un ciclo in cui si riesca a riportare il fluido direttamente al punto di partenza, con un'ipotetica trasformazione diagonale di questo tipo, trasformando l'energia H con 3 del fluido tutta in energia meccanica. Quando il fluido lascia la macchina,
la lascia sì alla minima pressione, ma a una temperatura più alta, che significa che l'energia, l'entalpia del fluido H4 è ancora è maggiore e superiore rispetto a quella con la quale era entrato il fluido nel nostro impianto. Per riportarlo quindi alle condizioni iniziali bisognerà raffreddare, sottrarti calore, okay, per esempio a pressione costante, a questa pressione qui con 1. Manteniamo le stesse ipotesi che abbiamo visto per questo scambiatore superiore, scambiatore caldo, chiamiamolo così, e evidentemente la fase di chiusura del nostro ciclo, quella che ci consente di riportare il fluido alle condizioni iniziali e quindi dare vita ad un nuovo ciclo, sarà una fase in cui andremo a sottrarre calore al nostro fluido, appunto, ipotizziamo in maniera abbastanza plausibile, a pressione costante andiamo a raffreddare il nostro fluido. Come facciamo? Dovremo avere a disposizione un fluido freddo, per esempio, che va a sottrarre calore al nostro fluido caldo. È inutile fare, immaginate aria a temperatura bassa, o un liquido, l'acqua di un fiume, di un torrente, del mare, quello che sia, che appunto in una scatola del tutto simile a quella che abbiamo rappresentato per la fase di somministrazione del calore. Appunto, quindi immaginate, il fluido caldo entra e qui intorno c'è del fluido più freddo, gli sottrae calore e riporta quindi il fluido alle condizioni iniziali. Ok? Per essere quindi un po' più precisi, andiamo a vedere di nuovo queste trasformazioni, andiamo a capire come avvengono questi scambi di energia all'interno dell'impianto e quindi a livello di trasformazioni sul nostro piano termodinamico. Sostanzialmente, quindi, se cerchiamo di scrivere, di mettere in chiaro quello che abbiamo detto prima descrivendo le varie trasformazioni, cosa viene fuori? Abbiamo detto, partiamo di nuovo, ripercorriamo tutto il percorso, ripartiamo quindi dalla prima trasformazione, la compressione adiabatica reversibile. L'abbiamo definita così, e quindi questo che cosa significa in termini di bilancio energetico? Significa che in questo compressore stiamo immaginando che da qualche parte abbiamo disponibile energia meccanica, il lavoro di compressione L con C, ok? Che il fluido cede la macchina, il compressore cede al nostro fluido di lavoro. Quindi, se più o meno ricordate l'equazione dell'energia, no, per i sistemi aperti, quella che abbiamo scritto la settimana scorsa, dove abbiamo l'entalpia, l'energia cinetica, l'energia in posizione, l'energia meccanica, quindi il lavoro trasferito, scambiato, eccetera, e il calore
trasferito, eccetera. E quindi, diciamo, dove questa rappresenta il livello energetico del nostro fluido in ingresso, potendo trascurare gli altri termini, sicuramente stiamo parlando di un gas dell'energia potenziale gravitazionale, non entra in gioco. Possiamo ipotizzare la velocità con la quale il fluido entra nel compressore. In una primissima analisi è lecito ipotizzare uguale a quella con la quale esce, e quindi da questa parte ci sarà una C2 uguale C1, ok? E quindi questo termine potremmo trascurarlo. L'ipotesi l'abbiamo fatta in partenza di adiabaticità, quindi qui non si tratta di trascurare, questo abbiamo detto, non ci sono scambi di calore, quindi questo termine non c'è. Abbiamo trascurato, meglio, più che trascurato, abbiamo ipotizzato assenti fenomeni dissipativi, abbiamo detto che la trasformazione era reversibile, quindi isentropica, quindi va da sé che i termini che restano saranno H1, il lavoro, e H2, okay? E quello che appunto stavamo facendo qui il nostro piano, cioè il lavoro che noi somministriamo tramite il compressore. Quindi il compressore riceve a sua volta, come vedremo tra un attimo, energia meccanica dall'esterno in qualche modo, e lo trasferisce al fluido, il quale che cosa fa? Vede il suo patrimonio energetico passare da H con 1 ad H con 2 in assenza di qualunque tipo di perdita. Questo significa che il lavoro che la macchina trasferisce al fluido si ritroverà in seno al fluido come incremento del livello di entalpia del fluido. Quindi abbiamo speso questo per unità di massa, chiaramente, diciamo, se il nostro fluido ha massa m sarà questo tipo di impostazione, ciclo ideale, questo circuito chiuso, vedete, rigidamente chiuso, perché il fluido subisce solo trasformazioni di tipo lavoro nel compressore, nella turbina, o calore nei due scambiatori caldo e freddo. Il fluido rimane sempre lo stesso, non cambia la sua natura chimica, non cambia la sua quantità, quindi questo approccio tramite il ciclo ideale ci è comodo per incominciare a familiarizzare con le trasformazioni che hanno luogo al nostro impianto. E la prima cosa, la prima semplificazione che ci consente è, per esempio, ragionare per unità di massa di fluido evolvente. Inutile che in tutte le successive trasformazioni ci costiamo dietro la massa di fluido, perché tanto è sempre la stessa, se è vero, se sono vere le ipotesi che abbiamo fatto. E quindi possiamo immaginare di ragionare per unità di massa di fluido, quindi con le grandezze specifiche. E quindi, per esempio, se ci volessimo mettere le unità di misura abbastanza tipiche, tutto questo lo potremo esprimere in kilojoule per chilogrammo di fluido. Quindi tipicamente possiamo andare date la pressione e la temperatura del nostro fluido, è un gas, abbiamo detto un gas ideale, quindi sicuramente ubbidisce alla legge del gas perfetto, cosiddetta, a calori specifici costanti con la pressione e temperatura. E quindi il lavoro che noi abbiamo somministrato all'esterno provoca un innalzamento dell'entalpia del fluido,
H2-H1 che possiamo anche scrivere come prodotto di quello che è, ricordate, il calore specifico a pressione costante, okay, cioè stiamo scrivendo che delta H è uguale all'integrale di C con P di T tra T con 1 e T con 2, ok? E dove, nell'ipotesi che stiamo facendo, C con T è costante sia con la pressione sia con la temperatura, e quindi sarà C con T delta T, ok? Calore specifico a pressione costante. Nella realtà, durante la trasformazione, un pochino varia, ma di poco anche nella realtà, in fase ideale possiamo considerarlo tranquillamente costante durante la trasformazione. Quindi il nostro calore specifico, la quantità di calore necessaria a provocare un innalzamento unitario di temperatura del fluido, lo possiamo considerare sempre lo stesso, e quindi, diciamo, l'energia, la nostra entalpia che il fluido acquisisce durante la trasformazione di compressione è sicuramente proporzionale, tramite una costante, al suo incremento di temperatura. Ok? E questo è quello che abbiamo scritto. Andiamo avanti. Il calore che forniamo dall'esterno, applicando ancora sempre la stessa relazione, ancora una volta è semplice da quantificare. In quello scambiatore non ci sono organi in moto, e come sapete, o meglio, diciamolo da subito e teniamolo sempre presente, dove nulla si muove non ci sono scambi di lavoro, ok? Fra nulla intendo dire organi meccanici, e quindi scambio di lavoro tra fluido e questi organi. Se questi organi restano fermi, il fluido non scambia energia meccanica con la macchina che sta attraversando. Quindi in quello scambiatore sarà questa volta questo termine qui che non c'è, sugli altri evito di ripetere le stesse cose, e quindi la nostra equazione di bilancio ancora una volta ci consente, in maniera semplice e concisa, di visualizzare l'incremento di energia che ha subito che ha ricevuto il fluido a fronte del nostro input energetico Q con 1, che quindi sarà la variazione di entalpia del fluido per unità di massa di fluido. E quindi, come ho detto prima, adesso d'ora in poi eviterò di portarmi dietro la massa, quindi per unità di massa l'incremento di entalpia del fluido sarà, questa penso che ormai la possiamo cancellare anche per il prosieguo, quindi una volta sempre kilojoule su chilogrammo, per esempio. Chiaramente le unità di misura ce le sto mettendo così per darvi un riferimento, poi come vi ho accennato nelle nostre prime chiacchierate, non è che ci tenga particolarmente, scegliete quelle che volete, quelle del sistema internazionale sarebbero preferibili, l'unica cosa, scegliete quelle che volete, però poi, una volta effettuata la scelta, dovete stare attenti che siano coerenti con, cioè non cambiate, poi alla fine non mischiate joule, calorie, newton metri, eccetera, se no poi, se dovete, a parte che è scorretto concettualmente, ma poi quando, se dovete andare, prima o poi capiterà, a fare un conto, non vi ritrovate se fate questa cosa. Quindi scegliete una che volete, però poi mantenetevi coerenti con la scelta fatta. E anche qui possiamo, a questo punto rapidamente, vederlo in questo modo. Ok?
A questo punto immaginate il seguito e quindi lo vediamo sicuramente, voglio dire, andiamo abbastanza spediti perché diciamo, il seguito rispecchia fedelmente quello che abbiamo detto finora, nel senso che nella macchina motrice, nella turbina si inverte diciamo, modalità di scambio di lavoro fluido macchina, appunto la turbina è la macchina realizzata, cioè la motrice, proprio per ottenere del lavoro a spese dell'energia del fluido. L'energia con la quale il fluido entra è H3, uscirà con un livello energetico H4. È questa caduta di energia del fluido che fine ha fatto? È un'assenza di dissipazione, ancora una volta, la dovremmo ritrovare come lavoro appunto disponibile su quest'albero, su lavoro disponibile sugli organi rotanti della nostra macchina motrice, cioè in poche parole quella coppia motrice, anche con unità di misura se vedete ci troveremo, quella coppia motrice, quell'energia meccanica che anche con uno strumento possiamo andare a misurare guardando diciamo, la coppia motrice che aziona quest'albero, questa coppia che chiameremo d'ora in poi, manteniamo questa terminologia più termodinamica e meno motoristica, diciamo, questo è il nostro lavoro di espansione o lavoro di turbina che appunto sarà pari alla caduta di energia del nostro fluido che appunto entra nella turbina con un contenuto energetico H3, esce con un contenuto H4 più piccolo, più basso evidentemente. Questa caduta rappresenta il lavoro che troviamo disponibile sul nostro albero motore. Ok? Lo stesso discorso del, l'ho chiamato caduta entalpica, caduta di energia entalpica, proprio per richiamarvi alla mente lo stesso discorso del, non so, quegli esempi che abbiamo fatto qualche giorno fa, dell'acqua che precipita, che cade da una certa altezza, trasforma la propria energia potenziale gravitazionale per esempio in energia cinetica quando arriva, arriva in fondo, okay? Quindi a quella caduta di energia gravitazionale dell'acqua corrisponde un incremento dell'energia cinetica dell'acqua che poi potrà essere trasformata a sua volta in lavoro meccanico in una opportuna turbina idraulica. Qui abbiamo qualcosa di analogo, la caduta del contenuto entalpico del fluido si traduce, si ritrova sotto forma di energia meccanica, ovvero il lavoro di espansione che si ottiene sull'albero di questa turbina. Ok? Infine, a questo punto i giochi sono fatti, per chiudere il nostro ciclo dobbiamo restituire all'ambiente una frazione, un'aliquota del calore che abbiamo introdotto nel nostro sistema, ovvero dovremo andare a raffreddare il fluido in uscita dalla turbina per riportarlo, abbiamo detto, nelle condizioni iniziali. Ok?
quanto calore dobbiamo sottrarre, quello per andare al punto 4, al punto 1, graficamente lo vediamo subito, state attivi. Dopo li vediamo tutti con le aree, e quindi H4 meno H1. Ok? Allora, questa è la base, su questa base dovremo costruire parecchi altri livelli, però come potete intuire, finché la costruzione non crolli è importante che la base sia sufficientemente solida. Tradotto, tutto chiaro? Sicuro? Se c'è qualche dubbio su questo è assolutamente meglio chiarirlo subito, perché appunto poi andremo ad aggiungere altri mattoncini, la cosa si complica un po', quindi nessun problema. Se qualcosa vi sfugge adesso, non è chiara adesso, qualche perplessità, qualche curiosità, qualche piccolissimo anche dubbio, avete tutto il tempo, insomma abbiamo tutto il tempo adesso per chiarire ogni cosa, in modo da poter appoggiare i nostri successivi mattoncini su una base solida, ok? Tutto bene allora? Aggiungiamo qualche piccola precisazione e poi facciamo la nostra solita. Okay. Piccole precisazioni, cominciamo. Abbiamo diverse cose da chiarire. Allora, tanto per cominciare, vediamo un po' questo piano PS, come vi dicevo, utile per rappresentare tutte le trasformazioni di interesse che compongono il nostro ciclo. Chiaramente le trasformazioni di modalità calore sono quelle più immediatamente visibili. Cominciato dalla fine, cioè rappresentandovi graficamente il calore sottratto con 2, chiaramente potremmo andare a vedere il calore fornito con 1, che ancora una volta è l'area sottesa dalla trasformazione, quindi Q con 1 lo possiamo rappresentare su quel diagramma come l'area A2-3B e Q con 2 invece come l'area A1-4B. Ok? Se faccio la differenza Q con 1 meno Q con 2, quindi se sottraggo all'area A2-3B l'area A1-4B, mi resta proprio l'area del ciclo. Vi trovate? E almeno nelle ipotesi ideali alle quali ci stiamo attenendo finora e ancora per un po', siamo sempre sotto quel cappello, ciclo ideale, quindi Q con 1 meno Q con 2, vi ricordo, la nostra base di partenza, questo rappresenta il lavoro utile per unità di massa del nostro ciclo, e quindi questo lavoro utile specifico è rappresentato dall'area del ciclo. Quindi a livello di ciclo ideale l'ampiezza dell'area del ciclo ci dà un'idea di quanta
energia meccanica riusciamo a tirare fuori, ad estrarre da ciascun chilogrammo di fluido evolvente nel nostro embrione. Tenete a mente, perché è un risultato che ci tornerà utile per fare delle considerazioni anche più aderenti poi alle prestazioni reali, quando passeremo, abbandoneremo l'ipotesi ideale, passeremo a questo discorso sul lavoro, il significato del lavoro utile per unità di massa, cioè, tenetelo presente, cioè la quantità di energia netta che riusciamo ad estrarre da ciascuna unità di massa, da ciascun chilogrammo del nostro fluido di lavoro. Ok? Lavoro utile che a sua volta abbiamo detto che cosa intendiamo con lavoro utile. È la nostra variazione di lavoro, quindi il netto fra tutto il lavoro complessivamente scambiato fra macchine e fluido nel nostro ciclo, quindi sostanzialmente la differenza fra il lavoro ottenuto durante l'espansione in turbina e il lavoro speso durante la trasformazione di compressione nel nostro compressore C. Ok? E questa è un'altra considerazione importante, che appunto parlando teniamo a mente subito questo risultato. È chiaro, noi all'inizio siamo partiti da questa prima trasformazione, cui abbiamo detto tipicamente ogni ciclo termodinamico prevede come trasformazione iniziale l'innalzamento del livello di energia di pressione del fluido. Come lo otteniamo questo innalzamento? Abbiamo detto tramite la cessione di energia meccanica in una macchina che abbiamo chiamato compressore, che nell'ipotesi ideale effettua questa trasformazione, questa cessione di energia secondo questa modalità, cioè ipotizzando una trasformazione adiabatica, cioè senza scambi di calore, e anche ciclo ideale, quindi anche reversibile, ovvero isoentropica. Okay? Chiaramente io ho detto più volte questa frase, ma l'ho detta tanto per dire, ipotizzando che da qualche parte sia reso disponibile questo lavoro, questa energia meccanica che il compressore dovrà trasferire al fluido. Finalmente abbiamo detto, ma da dove in realtà in questi impianti, dal punto di vista pratico, da dove viene presa questa energia meccanica? Chiaramente rappresenterà un'aliquota del lavoro che si ottiene durante l'espansione nella turbina. Cioè durante l'espansione della turbina si ottiene una certa quantità di lavoro utile. Ipotizziamo i soliti 100 unità, non chiamiamo neanche kilojoule, no, unità arbitrarie di energia meccanica vengono ottenute sull'albero. Adesso vi capite perché, adesso lo ripeterò perché ci tengo a disegnarlo sul nostro schema di impianto. Quelle 100 unità di energia meccanica ricavati sull'albero della turbina non rappresentano il netto, non rappresentano l'utile di tutto il nostro impianto, cioè quello che viene fuori, quello che andremo a cedere all'utilizzatore. Okay? Perché un'aliquota di questo lavoro è servita a mantenere in funzione l'impianto. Lo so che dispiace, però se non ci fosse questa spesa non ci sarebbe neanche questo ricavo, ok? Quindi un'aliquota, questo è il significato di quest'albero, e vi invito a tenerlo presente e
a non considerarlo soltanto un disegnino, ma dietro questo disegno appunto è un simbolo che rappresenta questo concetto termodinamico importante, cioè questo binario che Oscar ha bloccato qui alla lavagna non è un fatto di pura grafica, vuole stare a simboleggiare, attenzione, tu ottieni un certo lavoro qui di espansione nella turbina, ma tieni presente che una fetta, poi vedremo anche una fetta bella grossa, di questa energia la devi mettere a disposizione del compressore, il quale dovrà effettuare questa trasformazione, e se non la fa non vive questo ciclo, okay? Questo ciclo non prende vita. E quindi questa è una spesa assolutamente necessaria, inevitabile. Fra alcune settimane vedremo come cercare, fra alcuni giorni vedremo come cercare di minimizzarla questa spesa, ma certamente non può essere nulla. E quindi chiaramente, insomma, questo è il ricavo, questa, quindi l'energia, il lavoro e le conti ottenuto nella turbina. Il lavoro ceduto al compressore rappresenta la spesa, il nostro utile, quello che chiamiamo proprio lavoro utile, chiaramente non può che essere la differenza tra questi due lavori. Appunto, lavoro utile è quello che effettivamente possiamo mettere a disposizione del nostro utilizzatore. Chi è l'utilizzatore? E poi spenderemo due parole, vi ho accennato che queste turbine a gas sono abbastanza versatili nelle loro applicazioni, nel senso che possono fare da propulsore di un aereo, e quindi il nostro utilizzatore è il sistema propulsivo dell'aereo. Poi sono utilizzate sempre più spesso anche come propulsori navali in sostituzione dei motori diesel, e quindi il nostro utilizzatore sarebbe praticamente l'elica, no? Immaginatevi l'elica di una nave. Oppure, largamente utilizzate oggi, sono anche proprio negli impianti termoelettrici, quindi con l'obiettivo di produrre energia elettrica. Quindi questa energia meccanica viene ceduta a una macchina elettrica, l'utilizzatore sarebbe appunto un alternatore che vede in ingresso l'energia meccanica proveniente dall'impianto e la trasforma in energia elettrica. In ogni caso l'utilizzatore vede arrivare come disponibile il netto, cioè questo appunto che abbiamo chiamato lavoro utile, ovvero la differenza fra il lavoro ricavato durante l'espansione nella turbina e il lavoro speso durante la compressione del compressore. Ok? Qualche dubbio? Si vuoi? Allora, fermiamoci qualche minuto.